E se prendiamo l'antichità, quando c'era un segno scritto, non una scrittura simbolica, ora usiamo la scrittura simbolica, scriviamo lettere che compongono parole e simili. Mentre prima c'erano i segni, non ci possono essere distorsioni in un segno. Un segno trasmetteva l'intera essenza. Era comodo per trasmettere la conoscenza del mondo spirituale, per qualcosa di così globale e serio. Dopotutto prendiamo anche all'atra, giusto? Che è il segno più attivo. Per esempio, abbiamo appena parlato di Tripoli. È stato usato in quel periodo e anche prima di allora e fino agli ultimi tempi. In realtà questo segno era presente in tutte le religioni. Molti non sanno che un tempo era uno dei segni dominanti in tutte le religioni. Ogni suono ha un suo segno. Questo per capire. Si può creare una combinazione di suoni che saranno percepiti da noi già al di là della coscienza. Ed entreranno in noi a tal punto da risvegliare l'emozione necessaria. Di che cosa sono fatte le particelle? Di un'onda. Un'onda è energia, l'energia è informazione. Controllando l'informazione si crea tutto ciò di cui si ha bisogno. All'atra è l'amore di Dio, comunque lo si chiami. È l'amore di Dio e tutti ce l'hanno semplicemente perché sono qui. Si descrive anche ciò che si prova quando si entra in contatto con il mondo spirituale. Sono colori infiniti, amore e gioia. Sono infinite sfumature di felicità che non finiscono mai.